Cristo regni. Ci troviamo in un articolo scritto dal dottor Cionci, intitolato Insonnia con l'ora vigesima romana, Benedetto XVI segna la sede impedita. Ecco, vedete, in questo articolo, in sintesi, guardate cosa dice il dottor Cionci, in sintesi. Papa Benedetto, usando il sistema da timer dell'orario romano tradizionale nello Stato Pontificio e diverso dal sistema internazionale a 24 ore, ci ha fatto capire la vera natura delle sue dimissioni. Non una sua volontaria abdicazione che diventa effettiva alle 20 del 28 febbraio, ma una detronizzazione, causa sede totalmente impedita, annunciata l'11 febbraio, che porta la sede di Roma ad essere vuota per le 13 del 1 marzo, cioè appena dopo che i cardinali convocano il conclave abusivo. Questa è tutta una falsità. Io, come vi ho spiegato, secondo l'ora romano italica, il giorno inizia al tramonto del giorno precedente, ecco, per il nostro orario, e per l'orario romano, le ore 20 del 28 febbraio corrispondono alle nostre 14 del 28 febbraio. In questo testo, invece, vedete chiaramente come il dottor Cionci, guardate come parla, no? Dice: Papa Benedetto, usando il sistema da timer dell'orario romano tradizionale nello Stato Pontificio e diverso dal sistema internazionale a 24 ore, ecco, fa sì che praticamente, come dice lui qua giù, ecco, la sede di Roma sia vuota per le 13 del 1 marzo. Ma perché questo, dice il dottor Cionci? Perché evidentemente si appoggia ad un colossale errore sul calcolo della ora romana in relazione con l'ora nostra. E infatti, come ho mostrato, non esiste nessun timer che giustifichi quello che dice Cionci, in quanto, come ho già detto, la ventesima ora per l'orario italico del 28 febbraio corrisponde alle 14 del nostro orario. Alle 14 del nostro orario dello stesso 28 febbraio. Quindi non esiste nessun timer che giustifichi quello che dice il dottor Cionci, né Benedetto XVI si è mai inventato di aggiungere un timer all'orario già fissato. Quindi, innanzitutto, Benedetto XVI non ha usato l'ora italica, perché l'ora per la Chiesa l'orario italico è un orario dismesso già da più di 100, quanto sarà? Più di 100 anni. Ma poi, come ho già detto, per l'ora italica, le 20 del 28 febbraio corrispondono alle nostre 14. Quindi, quello che dice il dottor Cionci è frutto chiaramente di un colossale errore che lui evidentemente cerca di nascondere in tante forme, in tanti modi. Ecco, un colossale errore che riguarda precisamente l'ora italica. Infatti, ho dovuto combattere più volte, in più di un'occasione, con vari personaggi sui vari social network, i quali continuavano a dire: no, l'ora italica inizia col tramonto del giorno stesso. No, no, no,
L'ora italica inizia col tramonto del giorno precedente, si è rapportato al nostro orario. Quindi nel tramonto del giorno precedente inizia il giorno per secondo l'ora italica e finisce al tramonto dello stesso giorno. Ecco. E quindi, cari fratelli, queste cose che dice il dottor Cionci, vedete, fanno capire chiaramente che il dottor Cionci si aggancia, vedete, no? Usando il sistema da timer, no? Dell'orario romano, cioè iniziando dalle 18, iniziando dalle 18 del 28 di febbraio, il dottor Cionci, ecco, usando malamente l'orario italico, fa scattare questo timer, ecco, del 28 febbraio, lo fa scattare quando? Lo fa scattare alle 18 del 28 febbraio e calcola 20 ore a partire da allora, senza rendersi evidentemente conto che per l'orario italico a partire dalle 18 del 28 febbraio si entra nel primo marzo, ma nella declarazione Benedetto XVI ha parlato di 28 febbraio, non di primo marzo. Quindi è chiaro che gli errori di Cionci e poi anche di Brunoni sono collegati ad un colossale errore o comunque a una colossale falsità che hanno fatto girare, affermando che il Benedetto inserisce un timer di cui nessuno ha mai parlato. Benedetto non si è mai segnato di dire: guardate che dalle 18 del giorno tal dei tali inizierà un timer. Proprio non l'ha mai detto questo. Benedetto XVI si è legato, per fissare appunto il momento della sua rinuncia, al nostro, il nostro orario. Su questo è chiarissimo. Questo è chiarissimo anche perché lo stesso 28 febbraio alle 17:40 circa, quando ha parlato Benedetto poco prima della rinuncia, ha detto: oggi è l'ultimo giorno in cui io sarò Papa, e appunto fra qualche ora, praticamente alle 8 della sera, alle 8 della sera io cesserò di essere Papa. Questo è chiarissimo. Tutte le falsità che il dottor Cionci inventa con le anfilopologie sono cose che si è inventato lui e quelli che lo seguono, sono pure invenzioni, non lo ha mai detto nessuno, se l'ha inventato lui, ma il dottor Cionci non è mica la portavoce di Benedetto XVI, non lo ha neppure conosciuto, è soltanto uno che diffonde falsità. E già gli ho detto e gli ripeto: se ha il coraggio, venga a fare un incontro, facciamo una discussione come Dio comanda tra me e lui, pubblicamente. Vedrà che lo smaschero definitivamente, si spera, perché le sue falsità sono colossali. Adesso se ne vuole uscire parlando di un timer che scatta dal 18 secondo l'orario romano. Vedete qui come, appunto, guardate come dice, usando il sistema da timer, appunto, che appunto dell'orario romano, cioè vuol dire il sistema per cui alle 18, no? Infatti dice il sistema da timer tradizionale nello Stato Pontificio è diverso dal sistema internazionale a 20 ore, ci ha fatto capire la vera natura delle sue dimissioni. Appunto perché? Perché il dottor Cionci, insieme con il professor Brunoni, chiaramente hanno fatto un colossale errore e si sono inventati questa storia che sta crollando miseramente. E sono contento che l'ognomonista di Bologna, che mi ha appunto dato le indicazioni precise, mi abbia permesso di smascherare completamente questo errore nella maniera più radicale. Signore ci aiuti, cari fratelli, sta crollando completamente questa casa del dottor Cionci, che non sta in piedi, tutta questo castello di falsità sta crollando e sempre di più crollerà. Già gliel'ho detto, si converta, dottor Cionci, lei con tutti i suoi seguaci, perché state andando contro la verità e state facendo tanto male a tanta gente.
smettetela e appunto riconoscete i vostri errori, perché state andando contro Dio, contro la Chiesa e anche contro la logica in tanti casi e contro la verità. E vi ripeto, convertitevi presto, perché il Signore aspetta, ma non aspetta sempre. Arriverà il momento che il male che fate con le vostre falsità vi ricadrà addosso. E lo dico a tutti questi signori che vi seguono e diffondono le vostre falsità. Il male che fate vi ricadrà addosso, e ve lo dico in nome di Dio, che già ve l'ho detto, già ve l'ho detto, e già si, appunto, già si stanno smascherando diverse cose. Signore, illumina. Noi che vogliamo diffondere la verità di Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.